con i fratelli, noi del gruppo, invece degli altri gruppi, ci sta soltanto qualcuno, è stato molto interessante. Una cosa che noi dovremmo fare è di essere in comunione gli uni con gli altri per vedere un po' lo sviluppo del rinnovamento, perché il rinnovamento va sempre avanti, è come un uomo che cresce non è più come un bambino che è statico, ma la nostra vita è dinamica, è sempre lo stesso il bambino che diventa uomo, però se noi rimaniamo bambini con le caratteristiche di prima, rischiamo di essere rachitici. Se pensate di un bambino che non cresce, che è sempre lo stesso, con i connotati del bambino, diventa poi, quando è adulto, con gli anni, diventa rachitico, non è più un uomo. Così è di qualunque società, di qualunque realtà, c'è una crescita però nelle identità. Si cresce nella identità, si diventa più quello che si è, si sviluppano cioè tutte quelle potenzialità che già erano nel bambino, ma che non erano esplicitate. Come del resto avviene nella fede. Nella fede non è che si dicono cose nuove, però vengono esplicitate alcune verità che prima erano così implicite. Non si cresce in una dimensione nuova, cioè in novità, però tutto ciò che era già nascosto viene ad essere palese, e ciò che ancora non si era sviluppato si sviluppa, ma le radici sono già in quella realtà. Così avviene nell'uomo, che alcuni connotati si sviluppano all'età della pubertà, poi più in là la fisionomia cambia, ma è sempre quel bambino, e nel bambino c'è tutto. Così avviene di qualunque realtà ecclesiale, è necessario essere fedeli a se stessi e svilupparsi nella propria identità, mettendo a nudo quelle potenzialità che ancora non si vedevano quando si era bambino, e perdendo qualche cosa di accessorio che c'era quando si era bambini. Questo è crescere armoniosamente, orientativamente, proprio così cresce armoniosamente. E se noi non siamo in comunione gli uni con gli altri, finisce che noi non ci ravvisiamo più, ci conosciamo e vogliamo conoscere come quando eravamo bambini, e non vogliamo riconoscere ciò che appartiene al rinnovamento, ma appartiene all'età adulta. Ecco perché è necessario essere in comunione gli uni con gli altri per crescere armoniosamente e non essere così diversi dagli altri. Questo dico appunto perché è necessario che siamo in comunione e partecipiamo così a questi convegni, quando non si può partecipare materialmente, anche perché ogni partecipazione costa, dobbiamo partecipare spiritualmente e mettendoci in condizione di appurare quello che si è detto, così leggendo le riviste, per esempio il Rinnovamento, oppure ascoltando le cassette, seguendo attentamente quello che si è detto attraverso il colloquio con gli altri che hanno partecipato, cioè interessarci, perché se ci disinteressiamo dicendo beh, a noi non importa, finisce che
normalmente cresce per una strada e noi siamo ancora indietro. Comunque cerchiamo di crescere nella carità fraterna, come si è detto a Rimini, nell'amore, nella formazione, nell'impegno sociale, nell'impegno di evangelizzazione. Dice Paolo agli ebrei, se veramente di Paolo quella lettera, comunque l'autore della lettera agli ebrei dice che adesso passiamo, capitolo sesto, passiamo da un'istruzione basilare ed elementare a una formazione intellettuale, morale più adulta, per cui ci sono, anche in questo c'è un progresso, dobbiamo maturare, cioè il rinnovamento per noi dura da 24 anni, per tanti il rinnovamento dura un po' da meno, però il nostro gruppo è da 24 anni che cammina e lo dobbiamo un po' adeguarci agli altri. Questo ho voluto dirvi, perché seguiate sempre quello che viene detto altrove, perché è tutto il rinnovamento che è presente. E allora gli assenti devono guardare a quelli che erano presenti. Adesso un po' di cronaca me la farà la nostra sorella, io dico soltanto i punti di riflessione in questi tre giorni. Il primo punto di riflessione fu l'identità, ossia siamo noi sempre attenti, dobbiamo essere sempre attenti a mantenerci nel rinnovamento nello spirito, ad essere sempre noi. Questo è un principio, ognuno deve conservare se stesso, è anche un principio socio-religioso, perché è proprio nel codice di diritto canonico, che un codice, diciamo, giuridico, e ribadite questo principio teologico, religioso, pastorale, che ogni ordine religioso, per esempio, deve conservare il proprio stile di vita. No? Per esempio, i francescani debbono essere francescani, non domenicani. I carmelitani debbono essere carmelitani e non gesuiti, con le caratteristiche proprie, conservando la propria identità. Perché conservando la propria identità, il proprio patrimonio, il proprio stile di vita, si diventa ricchezza per la compagine, ricchezza per la Chiesa. Ora, se noi vogliamo essere ricchezza per la Chiesa e conservare, cioè, quello che è proprio, dobbiamo mettere molto studio nell'essere sempre carismatici, nel conservare il nostro stile di vita carismatica, la nostra spiritualità carismatica, nel coltivare ciò che ci contraddistingue dagli altri gruppi e soprattutto non mescolarci con gli altri gruppi, con gli altri movimenti, con le altre, quasi che sia lo stesso frequentare quello, non annacquare il nostro rinnovamento. Questo può succedere facilmente quando noi frequentiamo il gruppo del rinnovamento, poi dice, beh, voglio andare per esempio al gruppo di preghiera di Padre Pio, un po' che non fa male, poi voglio andare al gruppo di preghiera di Međugorje, poi voglio andare qua, si annacqua, si perde la propria identità. Ecco perché bisogna ribadire la frequenza del gruppo per assimilare la spiritualità del gruppo e viverla senza annacquamenti. Non che la nostra spiritualità sia diversa da quella cristiana
però con alcune peculiarità che ci contraddistinguono dagli altri gruppi. E questo è per volontà dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ha suscitato nella Chiesa questo gruppo carismatico, questo movimento carismatico. Poi l'appartenenza. Ecco, un altro punto importante, vivere innanzitutto l'appartenenza al nostro gruppo, viverla bene, è una grande comunità la nostra, piccola, però siamo membri di una comunità più grande, ecco perché dobbiamo coltivare l'appartenenza a questa corrente di grazia. Poi l'ecclesialità, siamo nella Chiesa, siamo nati dalla Chiesa, siamo nella Chiesa e viviamo per la Chiesa, la nota di ecclesialità si è. Poi la formazione, si è ribadito che è assolutamente necessario formarci, non possiamo soltanto pregare, ma dobbiamo formarci. Formarci significa arricchirci spiritualmente, formazione spirituale, formazione teologica, formazione biblica, per cui una formazione ben soda, in modo che noi possiamo essere adatti a qualsiasi ministero, sia dentro il gruppo, sia fuori del gruppo, far crescere le nostre famiglie, esercitare un qualche ufficio nella società, portare questa ventata di spirito nel mondo che attende. E poi gli ambiti di servizio, cioè le diverse ministerialità, ossia la ministerialità carismatica e i diversi ministeri che noi esercitiamo all'interno del gruppo o al di fuori del gruppo. Sono stati questi i 5 punti su cui ci siamo fermati in questi 3 giorni, temi interessanti che all'opportunità saranno ripresi qui nella nostra comunità proprio nel momento in cui attenderemo alla formazione. Adesso se c'è Rosetta che vuole dire qualche altra informazione, prima di passare alla catechesi, che oggi sarà un po' più breve per consentire qualche scambio di idee e poi perché abbiamo il pastorale. Il Padre vuole l'unità e tutela l'unità. Ecco, allora il restare uniti tra di noi, formare un'unica famiglia, è la volontà del Padre. Quando noi ci dividiamo, un po' evadiamo dalla volontà del Padre. È un punto importante da meditare, da riflettere. Il Padre è provvidente, cioè pensa a tutti i figli, alla sistemazione dei figli, si è ricordata Rosetta. Avere questa abbandono nelle mani del Padre, perché il Padre ci vuole tutti sistemati, pensa al nostro futuro. Ecco perché Gesù diceva che ognuno di noi ha un suo posto qui in terra e in cielo, ma soprattutto in cielo, per cui tutto è disposto qui sulla terra perché noi possiamo occupare il posto dell'eternità. Noi siamo qui come una grande azienda. Il Padre è il capo, però gestisce l'azienda attraverso il figlio maggiore, primogenito, che si chiama tutti fratelli, e poi dà a ciascuno quel che deve fare, perché l'azienda va avanti, il piano del Padre va avanti, perché tutti siamo a servizio del Padre, con doni diversi, con attività diverse. Ma l'azienda deve andare avanti, deve completarsi, il piano, il progetto del Padre deve attuarsi.
ed è Gesù che a capo di questo, di questa azienda, dice lettere Corinzie, quando Gesù avrà tutto fatto, allora consegnerà il regno al Padre, tutto, consegnerà tutto al Padre, e il Padre sarà tutto in tutti, per cui anche Gesù consegnerà tutta l'azienda al Padre, quando l'azienda avrà compiuto tutta la sua missione e quando ormai si è raggiunto il pleroma, cioè la pienezza, allora tutto sarà consegnato al Padre. Ecco, la figura del Padre per noi è un richiamo all'unità, alla gioia, allo stare insieme, a lavorare insieme, nell'interesse del Padre, per la gloria del Padre. Vedete quanti stimoli procedono dal fatto che noi siamo figli di Dio e figli dell'unico Padre. Cerchiamo di tradurre così in termini pastorali, in termini, diciamo, familiari, la dottrina che ci viene impartita, in modo che la formazione sia teologale, ma anche pastorale, anche familiare, e noi possiamo crescere come un'unica famiglia. E adesso dobbiamo prepararci al bel Natale, dobbiamo fare un bel Natale, il Natale del Figlio di Dio in mezzo a noi, il Natale di Gesù. È Lui che ha inaugurato il Regno di Dio, Lui è l'Alfa e l'Omega. Che significa Alfa e Omega? Vediamo, chi me lo sa dire? Principio e fine, ma perché Alfa e Omega? Ecco, noi diremmo in italiano, l'A è la Z, l'A è la Z, cioè, va bene, Alfa, prima lettera, Omega, la O grande, è l'ultima lettera, però tra l'Alfa e l'Omega ci sono tante altre lettere, c'è una catena di lettere. Noi siamo l'alfabeto di Dio, però il principio e la fine è il Verbo di Dio fatto carne. Siccome noi siamo articolazione del Verbo di Dio, formiamo un unico verbo, cioè abbiamo un unico significato, noi siamo come le lettere di questo grande alfabeto. Comincia con l'alfa e finisce con l'omega, principio e fine, e parte il verbo dal Padre e ritorna al Padre, però con tutte le lettere che hanno un significato. Bene, adesso noi andremo a fare il pastorale, voi potete continuare a chiacchierare, non chiacchierare, a comunicare tra di voi.